Dakar 2019 con Mirko Miotto, che ha dovuto abbandonare Gioco Forza dopo lo stage numero 4. Mirko, allora diciamo anche ai nostri amici di Endurista Magazine che cosa è successo. Ma lì sono arrivato in una fast terribile dove c'erano le altre moto impiantate e niente, io ho cercato di evitarle, però sono andato dentro ancora di più al fast, era un metro di roba, la moto ha cominciato a tirar su polvere di pieno e poi è caduta perché c'era una buca a fianco, sono caduto con la moto e ho tentato di rimetterla in moto, non è più partita. Poi lì ero in condizioni disastrose anche perché non si fermava nessuno a darmi una mano, era un macello, poi arrivavano le macchine, i momenti ti passavano sopra, un disastro atomico. Poi mi è finita la batteria, a pedale ho provato, mi sono praticamente disintegrato. Lì poi era polvere, continuavo a respirare polvere mezz'ora, ero veramente, dovevo andare a salire, che c'era una specie di cresta per respirare. E andavo su e giù, come gatto silvestre. Disastro. E poi dopo un'ora e mezza lì è arrivato l'elicottero e ho dovuto abbandonare perché non avevo altre possibilità, anche perché poi vedevo che non passava più nessuno perché lo saltavano praticamente. Anche Nicola Dutto, anche gli altri tanti hanno fatto il giro praticamente per evitare questa trappola, perché poi le macchine l'avevano bloccata, anche una macchina si era incastrata, quindi non c'era modo di tirarla fuori. C'era un modo di tirarla fuori, infatti anche la moto, io poi ho chiesto a quelli dell'elicottero se mi davano un passaggio, se la tiravano fuori, ma niente da fare. Senti, ma a malincuore, perché di solito insomma le finivo le Dakar, però così, ed è comunque, dai, c'è dentro un Mirchetto, sì, infatti, per cui adesso il mio boccia di bottega, ci concentriamo su Mirchetto, tutti con Mirchetto, dai, sono qui che mi viene l'ansia perché lo aspetto ai passaggi CP, ai arrivi però, di tappa, dai, sta andando bene, però alla fine, bravo, bravo, lui è tosto, è un razza piave, per cui non mola, buon prosecco, chiaramente, che c'è per l'arrivo, abbiamo già dato la giornata di riposo, ecco, ma daremo ancora, bene. E anch'io non mi tirerò indietro. E chiaramente ce n'è per tutti, anche Jerry, che gli ho detto, perché sul cambio di pedregà, quello è l'unico problema. Ecco. Che non so se ce n'è ancora, ma speriamo di sì. No, io penso proprio di sì. Sì, sì, abbiamo fatto lo scambio. Allora, l'anno prossimo che farai? Ci riproverai o ancora? Ma vediamo, adesso era una sfida che volevo, dopo 10 anni, ritornare, anche perché con Mirchetto era una cosa che ci tenevo, per una Dakar con lui. E vediamo, spero di sì. Casomai la facciamo in coppia ancora, dai, per arrivare in coppia, perché era bello era arrivare tutti e due. Però dai, se arriva lui è come arrivassi, come fossi arrivato io, insomma, anzi sono ancora più contento. Perché la forza e coraggio, forza e coraggio. E lui è giusto che la provi, che lo merita. Non si molla niente, non si regala niente. Lotta dura senza paura. Dunque qui al bivacco di Pisco abbiamo intercettato Mirko Miotto. Per tutti gli amici di Endurista Magazine, ai quali facciamo grazie un saluto. A tutti gli enduristi di Enduro Magazine. Endurista, scusate. Insomma, sai, le tappe, il prosecco, questo qua, altro che. Ragazzi, ogni tanto qualche diretta.